I due libri di preludi e fughe che portano il titolo di Tastiera ben temperata, meglio conosciuti in Italia come Clavicembalo ben temperato, che qui vedete nell'edizione Henle degli anni 70 del secolo scorso, risalgono a due periodi della vita di Bach. Il primo libro fu completato nel 1722, durante il periodo di Köthen, come precisa l'autografo conservato nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino, mentre il secondo libro, compilato tra il 1740 e il 1744, risale al periodo nel quale il musicista ormai risiedeva a Lipsia. Questo secondo autografo, per lungo tempo considerato perduto, fu acquistato nel 1896 dal British Museum di Londra, dove si trova. Della raccolta completa esistono varie copie, alcune delle quali videro la luce già negli anni immediatamente successivi alla realizzazione dell'opera. L'impianto dei due libri risulta all'apparenza perfettamente analogo, cosicché sono stati considerati come due parti di una medesima opera. Ciascun libro comprende infatti 24 preludi e 24 fughe, praticamente un preludio e una fuga per ognuna delle diverse tonalità che si susseguono in ordine cromatico ascendente. Il titolo deriva dal proposito intento di Bach, il quale si prefiggeva di mostrare i vantaggi del temperamento equabile, un sistema in cui l'ottava risultava divisa in 12 semitoni praticamente uguali. Tale criterio di temperamento, teorizzato nel 1691 dal tedesco Andreas Werkmeister, aveva già conosciuto un'applicazione saltuaria da parte di alcuni musicisti, ma toccò a Bach il compito di sanzionarne la validità ai fini di una estesa pratica. Nell'opera sono ripresi ed ampliati anche lavori scritti in epoca anteriore. 11 preludi del primo libro erano già comparsi, seppure in forma meno elaborata, nel Klavierbüchlein scritto per il figlio Willem, ed alcune pagine del secondo libro sono precedenti persino al primo libro. Comunque, la globalità dell'opera risulta di una stupefacente organicità e di una grande varietà, unendo all'eccezionale significato didattico un alto valore poetico che ne fa uno dei capolavori dell'intera letteratura musicale. Ognuno dei pezzi della raccolta ha un suo carattere che lo differenzia dagli altri. I preludi, ad esempio, sono svolti in molteplici forme e mostrano varietà di atteggiamenti. Alcuni si rifanno allo stile arcaico della toccata, altri anticipano lo stile galante, oppure si rifanno nella ritmica alle danze tipiche della suite. Rispetto alle caratteristiche essenziali del primo libro, i preludi e fughe del secondo, perfettamente analoghi nell'impianto, presentano nei confronti della precedente raccolta alcune differenze, la principale delle quali risiede nella maggiore ampiezza, evidenziata inoltre dal frequente impiego della forma bipartita, cioè in due parti, con una seconda parte più ampia della prima. Tale attenzione prestata alla struttura bipartita verosimilmente deriva dalla consuetudine di scrivere anche con delle forme derivanti dalla danza. Le fughe, per contro, rappresentano l'elemento dinamico della struttura compositiva e mostrano la strabiliante inventiva di Bach su un soggetto, passando dalle figure più semplici a quelle più complesse, non rispettando di certo uno schema scolastico.
Queste sono trattate con aspetti ogni volta nuovi e aderenti alla natura del materiale tematico utilizzato. Come osserva intelligentemente Alberto Basso nella splendida pubblicazione dal titolo Frau Musica, Bach con queste fughe si accinse a dare una metodica e scientifica sistemazione ad una materia in ebollizione, confermando quanto provocatoria potesse essere la manifestazione delle leggi di attrazione esercitata dalla progressiva affermazione del tonalismo. In diverse fughe del secondo libro, oltre all'adozione dello stile arcaico, si verifica l'evidente influsso di ritmi di danza. Meno marcato è invece il rapporto di unità metrica fra preludio e fuga, che nel primo libro si verifica in ben 9 casi, mentre nel secondo solamente in 5. Da queste e da altre osservazioni discende la considerazione che il secondo libro è stato realizzato in un contesto artistico e pratico ben diverso da quello esistente a Köthen, dove era preminente per l'autore la necessità dell'impiego etico di curare la graduale preparazione professionale dei propri figli. Secondo un'opinione diffusa, quest'opera testimonierebbe il sostegno di Bach a un sistema di accordatura innovativo per la sua epoca, che molti identificano con il moderno temperamento equabile. In realtà, ai tempi di Bach era definito buon temperamento qualsiasi sistema di accordatura che permettesse di suonare in tutte le tonalità, in contrasto con il temperamento ovviamente mesotonico di uso corrente nei secoli XVI e XVII. Gli esempi più antichi di buon temperamento sono quelli descritti dall'organista e teorico Andreas Vermeister nel 1691. Fu proprio questi a coniare il termine Wohltemperierte Stimmung, cioè accordatura ben temperata. Ai tempi di Bach esistevano diversi buoni temperamenti, basati su differenti alterazioni degli intervalli di quinta. Con ognuna di queste accordature, dette ineguali, era possibile suonare in tutte le tonalità, ma l'alterazione di ciascun accordo, rispetto alle consonanze perfette, variava da una tonalità all'altra, ovviamente. Ogni tonalità acquistava pertanto un colore caratteristico che tuttavia dipendeva dal particolare temperamento adottato. Ai tempi di Bach era anche noto, a livello teorico almeno, il temperamento equabile moderno, in cui tutte le quinte sono ugualmente leggermente calanti. Resta pertanto da capire a quale specifico temperamento volesse riferirsi Bach nel titolo della sua opera. Raccolte simili a quella bachiana, compilate in quegli stessi anni da altri autori, testimoniano l'esplorazione di tutte le tonalità possibili, anche su strumenti non a tastiera. Non vi è quindi motivo di credere che Bach abbia voluto scrivere, a mio modesto avviso, quest'opera con lo scopo di promuovere una particolare tipologia di temperamento.